Sta a Gianni Gianni Testa. Lui è produttore musicale, talent scout, sonbright. Insomma, insomma, diciamo che le fa un po' tante rispetto a quello che è l'attività musicale. Intanto, piacere di averti qui in questa giornata particolare, appunto, che sono le giornate europee del patrimonio, con il patrocinio del Ministero della Cultura. E infatti, insomma, la, la, il titolo del nostro evento è proprio Musica, Voce e Tecnologia. Quindi chi più di te. Visto che sono molti anni che ti occupi di questo tema, allora la prima cosa intanto è il tuo lavoro. Intanto, intanto ciao, grazie per l'invito che ho accettato insomma con piacere e eh, sono contenta, insomma di, eh, di stare qui con te in questa, in questa intervista che mi hai proposto. Ti ringrazio molto, infatti, anche per la tua disponibilità. So che sei presissimo, poi siamo insomma a settembre, quindi si sa che è la ripresa e quindi c'è molto da fare, fortunatamente. Quindi insomma, buon lavoro per quello che stai facendo. Grazie. E grazie. Poi ne parleremo. E, eh, e appunto, rispetto proprio al lavoro che fai, ehm, che cosa è cambiato negli ultimi anni? Cioè, da quando tu sei partito, intanto, quando hai cominciato a fare questa attività di produttore musicale? Allora, diciamo che l'attività di produttore musicale è partita nel 2013-2014, perché la mia carriera, insomma, nel, nel mondo spettacolo più in generale, parte da quando avevo otto anni, quando volevo fare il cantante. So, facevo il cantante, anzi. Certo. Però studiavo anche danza, studiavo l'organo elettronico, insomma, ho studiato un po' di cose, oltre ad aver studiato il canto. Quindi, diciamo che parto come artista. Eh, come a volte succede, però mo molto più spesso magari eh, si diventa produttori uh, artistici, no? Quindi producer. Uh, invece io mh, da grande ho deciso di fare produttore discografico, quindi dal 2013 insomma, la mia attività è diventata insomma uh, trascrivere, non scrivere anche quello. Ho scelto di non farlo sempre per tutti, ma solo per alcuni, e eh, di fare il vero e proprio direttore artistico. Certo, ma quindi dov'è che vai a prendere i tuoi artisti, diciamo? Guarda, dipende, dipende molto. La maggior parte delle volte gli artisti sono loro a prendere me, nel senso che ho una serie di mail o di artisti che mi scrivono su tutti i social, perché io sono molto attivo sui social, sui siti internet, quindi mi, mi cercano, mi scavano e, e quindi mi contattano. Da quello insomma comincio questa conversazione e chiedo assolutamente l'invio di materiale. Eh, con i miei tempi ascolto tutto perché io ascolto fino all'ultimo email, e questo è importante. Eh, rispondo sempre: assolutamente sì. Sono. Posso dire da questa parola, educato, rispondo a tutti i WhatsApp che mi arrivano nei miei tempi. Magari non riesco a farlo velocemente, riesco a farlo il giorno dopo, dopo due giorni, ma Però rispondo sempre a tutti. Lo faccio sempre, credimi. Dalla persona più importante che ci può essere sul pianeta Terra all'ultimo dei malcapitati. Io rispondo a tutti con un sì, un no, un ciao o una spiegazione. Poi ovviamente se diventano stalking è normale che io taglio dritto, Beh, ma certo. se... Perché bisogna anche stare attenti sui social, eccetera. Bisogna stare attenti, ma eh, chi ha il mio contatto su WhatsApp sa che da me avrà sempre una risposta. Assolutamente sì, lo so benissimo, <ride> tra l'altro. <ride> e dicevo... poi, poi niente, insomma, nel 2014 ho, rip ho ripreso in mano la scrittura, eccetera, fin quando nel 2019 non ho deciso di aprire proprio un'etichetta un discoratica indipendente, quindi nasce di Publishing. Esatto, ma quindi ehm, che cosa cambia secondo te appunto rispetto proprio all'utilizzo della voce dei cantanti e le nuove tecnologie? Cioè diciamo che è vero che i giovani magari sono anche più propensi a utilizzare le nuove tecnologie, quindi anche questo famoso autotune no? che è un po' sotto accusa eh, questo tipo di utilizzo ma mh, secondo te appunto eh, effettivamente questo cambio è positivo o c'è qualcosa che va che guasta un po' nelle tradizioni specialmente nella musica italiana? Guarda io credo che eh, la tecnologia è un bellissimo strumento ma che va dosato perché se la tecnologia diventa Uh, la sostituzione della nostra arte, del nostro fare eh, gli artisti del nostro saper suonare, del nostro saper scrivere un libro, un'email è un grandissimo problema perché, oltre a non volere fare più niente, perché stiamo perdendo tutti i mestieri fisici, dal fare il benzinaio, a fare il contadino, a fare tutto quello che le nostre nonne sapevano fare con le mani, ricamare, no, stiamo perdendo tutto questo, non siamo più in grado nemmeno di ricucirci un bottone su una camicia da soli, no? Eh, tutto questo si sta perdendo. Adesso comincia anche l'impoverimento mentale, perché se qualcuno scrive al posto nostro. Musica o testi o titoli, cioè se qualcuno si sostituisce alla nostra umanità, allora diventerà un grande problema. Questo è quello che penso. La tecnologia, invece, utilizzata in modo intelligente che ci può aiutare nella medicina uh, a risolvere grandi problemi, che ci può aiutare. Nelle nostre, nei nostri viaggi spaziali che ci può aiutare ad andare sott'acqua. Io credo che sia un grande beneficio che ci possa aiutare ad arricchire dei nuovi arrangiamenti, che non siano fatti soltanto di musica magari suonata dallo strumento acustico, quindi arricchita con lo strumento um, elettronico, va ma la sostituzione dell'uomo e dell'etere. Assolutamente. Infatti, giustamente, dicevi... Eh, insomma, che non si fanno più mestieri di una volta, però diciamo che la musica dovrebbe essere ancora un mestiere antico, nel senso che arriviamo da lontano, no? con la voce, con la musica, con la melodia. però molte volte ormai le melodie sono costruite a tavolino, nel senso che si fanno su, eh, insomma, ormai si fanno i beat, si fanno quelli che sono i vecchi jingle, diciamo così. no? Sempre che mio figlio si sta un po' armeggiando in questo tipo di lavoro e effettivamente i giovani sono. Quelli che stanno portando un'innovazione tecnologica. Però devo anche dire che ci sono anche delle belle voci in giro, no? Ancora. Sì, perché si studia molto di più rispetto a quando ero giovane, io, insomma, 40 anni fa, eh, oggi si studia molto di più. Una volta le scuole di canto erano rare da trovare, le, anche le scuole di musica private, erano diciamo per, per piccole elite. Oggi invece c'è questo preda dell'insegnamento del canto, eccetera. Ci sono un sacco di insegnanti di canto. Alcuni bravi, altri molto improvvisati, diciamoci la verità, come in tutte le cose. Eh, altri po alcuni possono aiutare, altri addirittura a fare del male uh, agli artisti che si propongono, o ai ragazzi, insomma, in generale. Quindi bisogna stare un po' attenti: però diciamo che c'è più possibilità. Eh, quindi i ragazzi possono arrivare più ricchi di conoscenza rispetto a come arrivavamo noi. Um, per quanto rig... mi ha fatto un'altra domanda prima, oltre a questa, scusami, sì, rispetto a quelli che possono essere i nuovi cantanti, no? eh, i nuovi, sicuramente... sì, nuovi cantanti, eh, devo dire che eh, su, su alcuni ho i miei dubbi, su altri riescono a fare delle cose molto interessanti e molto belle. Alcuni sono addirittura migliorati anche nell'ultimo periodo, altri io li trovo inutili. Inutili, ecco, questa è una parola assolutamente giusta. Ma eh, per quello che riguarda invece lo sfruttamento dell'immagine, no? perché parliamo tanto di, naturalmente, certo, eh, bisogna anche, cioè, l'occhio deve volere la sua parte, diciamo così, no? rispetto a allo spettacolo e all'immagine, però non c'è troppa immagine rispetto invece alla bravura e al talento musicale, perché ormai da un po' di anni vedo tutti questi talent dove si sì, escono, delle belle facce, a volte anche delle belle voci, però si punta troppo magari anche sul fisico, soprattutto delle donne. Hai detto una, due, due parole importanti, fisico, eccetera, televisione, talent. Il talent televisivo è un prodotto televisivo dove chi lo produce, chi lo conduce, ha bisogno di fare audience. Nel talent televisivo molto spesso la musica diventa il contenuto gratuito fare televisione non è importante cosa canti perché lo canti è importante fare audience quindi io devo creare delle situazioni e devo creare quello che vuole la televisione cioè la parte estetica quindi oggi non si punta più a fare la televisione che faceva Pippo Baudo fatto di un'estetica meravigliosa di ballerini uh, di grandi costumi di grandi orchestre oggi nei talent non esiste nemmeno più l'orchestra no e lo chiamiamo talent musicale oggi nel talent <ride> eh, si canta no. addirittura in playback e cioè noi vediamo l'orchestra solo a Sanremo in pratica assolutamente sì si canta in playback alcuni noti talent producono uh, la loro puntata in playback questo, credo è che... questo è assurdo no poi fanno finta di essere dal vivo ma credo che sia assurdo quindi cioè, diciamo che non è semplice eh... Barcamenarsi nel mondo d'oggi e voler fare l'artista. Io credo che un artista, tra l'altro, possa tranquillamente oggi essere indipendente con il sussidio positivo che può dare un social, perché i social oggi ti rendono libero di poter fare la tua musica e di poterla distribuire, di poterla promozionare da, da, da bravi artisti. Quindi non bisogna per forza andare al talent per fare la, la buona musica. Quindi, proprio per questo, il talent è anche libero di poter scegliere di Fare quello che vuole perché non è, non, 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 non ce lo prescrive il dottore di andare al talent per fare la musica. Molto spesso diventa una scusa per diventare facilmente famosi perché i ragazzi non hanno voglia di fare musica, ma di diventare famosi è questo il problema. Gli artisti, gli artisti hanno l'esigenza di fare musica, i ragazzi, no. Infatti, guarda non la... so se ti ho chiuso il quadro. Hai chiuso proprio bene, nel senso che l'altra intervista appunto che fa parte di questo progetto è, è a Ronnie Jones, che tu sicuramente conosci. È Ronnie Jones, appunto, insomma, classe 1937, quindi diciamo che di strada ne ha fatta, però appunto lui racconta quanto è stato difficile un percorso di eh, intanto un cantante come lui che arriva dagli Stati Uniti, naturalmente anche un uomo di colore che ha subito anche il razzismo in mezzo all'arte. All e in più, il fatto che magari non ha accettato compromessi quindi non è diventato, diciamo così, famosissimo. No, però ha una bellissima voce, sa cantare. Questo è il problema di fondo. No, che molti artisti sono bravissimi, ma non sono conosciuti dal grande pubblico. Questo succede purtroppo, eh, diciamo così, a tantissimi artisti nel mondo eh, della musica, poi anche nel cinema. E quindi tu che, che... Anche la pittura, anche la pittura, pittura certo. però, se, se tu ami veramente fare esprimerti attraverso uno strumento che può essere la pittura, la musica, i libri, la scrittura eccetera non per forza devi diventare famoso è certo è una cosa che ti appaga ma ti deve appagare la tua musica ti deve appagare l'opera che tu hai compiuto quindi questo è il problema di oggi che i ragazzi non sono più appagati di quello che fanno ma sono, sono all alla ricerca dell'apparire sì, è vero Infatti loro pensano che andando in televisione poi si diventa famosi, però il fatto è che. E voi... anche ricchi, pensano ricchi... di diventare ricche, ricchi che non è famosi. così, una volta, ma nemmeno. No, anche cioè, perché, perché poi i tempi di, nemmeno... di Valeria Marini. I tempi di Valeria Marini sono finiti. È vero, hai ragione, hai ragione. Dove Valeria è diventata una grande stana, grande... ricchissima, Valeria come tante altre, no? Ma erano altri tempi. Oggi la televisione finisce un tale televisivo come Grande Fratello, altri, ma dopo non ti chiama nessuno nemmeno per fare le serate. E questo è il problema, infatti, che poi non c'è una continuità. No, non c'è una continuità perché c'è propo, troppa proposta. Quindi, se la proposta è troppa sul mercato, questi artisti non trovano più un collocamento. Esatto. Ma quindi tu su che cosa stai puntando adesso per, eh, diciamo, per portare avanti i tuoi artisti? Ma in questo momento io sto preparando Sanremo. Sia giovani che big, quindi sto preparando le mie proposte. Sto lavorando su tante cose. Ho vinto un bando SIAE l'anno scorso: l'etichetta più piccola e più giovane che ha vinto un bando SIAE di ben 36.000 mila euro per Mona Elisa. Quindi, Beh, è una meravigliosa sì. opportunità. Uh, li, li, le altre etichette indipendenti che hanno vinto il bando con me sono Sugar, Bomba Dischi, cioè etichette che esistono eh, da tantissimi Roma. anni e che hanno grandissimi. Quindi io sono fiero e orgoglioso di questa cosa. Ho, ho vinto anche un bando uh, con la regione Lazio, si chiama Lazio Sound, con Giovanni Segreti Bruno. Quindi sto lavorando su alcuni bandi, sto lavorando sull'etichetta che sta crescendo anche a livello di struttura, quindi stiamo facendo altri lavori, altre insolorizzazioni, altre sale insomma stiamo arricchendo la proposta stiamo lavorando sull'Academy con il maestro Campagnoli eh, infatti là, fra due settimane giorno 20 insomma faremo uh, le audizioni nuove mm, se c'è qualcuno in ascolto si può anche scrivere eh, eh, per eh. le audizioni quindi uh, su eh, infochiocciolagliosebacademy.com questa è la nostra email per iscriversi ai provini E eh, quindi stiamo lavorando su, su tanti... poi so, so, sto lavorando alle musiche di due film eh, insomma sei pienissimo di, di lavoro e comunque però c'è anche da dire questo, no? che molte volte i musicisti, cioè a me capitava anche come eh, reporter o come, come fotografa e, e magari anche come opinionista, eh, tutti pensano che eh, il mondo dell'arte eh, sia un hobby. No? Infatti anche quando eh, ti chiedono, ad esempio, chiedono a un musicista che lavoro fai, lui dice io faccio il musicista, io suono la chitarra, vado in giro, dicono scusa ma alla fine, ma che lavoro fai? Perché ancora la musica non viene considerata un lavoro, ma viene considerato un hobby? Perché innanzitutto sono le, le, le infrastrutture, anche la, cioè, la, 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 lo Stato stesso, insomma, le leggi che non esistono per i musicisti in generale, no? quindi non siamo stati mai considerati come categoria, anche perché i musicisti eh, è difficile che si mettano insieme per fare anche quelli che si chiamano sindacati, eh, quindi non abbiamo un sindacato che ci difende, che propone delle leggi, cioè ci siamo accorti soltanto durante il Covid che eravamo degli sperduti, no? Tanti, proprio completamente sperduti. Mi uh, ricordo la manifestazione al... che abbiamo fatto a Milano in Piazza Duomo, no? Con i bauli. Appunto, appunto, quindi è stata la prima volta forse che ho visto una cosa del genere. Eh, di conseguenza abbiamo capito invece ultimamente che abbiamo bisogno di leggi, di registrazioni, di essere considerati anche dalle... dallo Stato italiano come lavoratori. Certo. Quindi, per me, ma in generale è questo, che non c'è stata mai una vera e propria... Uh, manifestazione della nostra uh, della, del nostro lavoro. Cioè di interesse rispetto a questo che è un lavoro. So siamo a... proprio noi che non l'abbiamo fatto considerare dagli altri un lavoro. È vero. Quindi il problema, secondo me, siamo noi di base. Bisogna quindi unirsi. <ride> Assolutamente. Bisogna, Bisogna unirsi e no? portare avanti di, uh, una serie di, di, di burocrazie che servono per farci riconoscere come lavoratori. Certo, intanto prova a dire due o tre nomi di, di cantanti che in questo momento ti piacciono. Aia, ah, yeah. <ride> <ride> non vuol eh. uh, no, dire. Ti posso dire cantanti che mi piacciono, ma magari ultimamente sto facendo anche dischi che non, non mi fanno impazzire, però diciamo che um, io sono, sono un fan di Mahmud. Dell'ultima generazione, quindi Mammuth io credo che sia una bellissima rappresentazione di quella che è la musica di oggi, un compromesso meraviglioso dove lui è andato a inventare un genere musicale, addirittura no? che gli altri stanno imitando. Sì. Eh, un, un, una, una delle vecchie guardie, tra virgolette, Tiziano Ferro. Eh, poi, che ne so, vabbè, sono innamorato di Ornella Vanoni, sono innamorato di Mango, sono innamorato delle vocalità. Estreme, ma anche e soprattutto quelle più particolari e riconoscibili. Non mi piacciono le voci tutte uguali, non mi piacciono i cantanti che tra di loro si assomigliano come genere musicale, come arrangiamento. Io sono gli stessi produttori. Non mi piace, non mi piace quello che è uguale agli altri. Io sono sempre stato un diverso, uh, difendo la diversità e mi piacciono gli artisti che difendono la loro diversità. E secondo te eh, in Italia noi. Eh... Dobbiamo cantare sempre in italiano o <ride> diciamo che la lingua inglese è un po' una... cioè è la lingua che utilizzano tutti ma che dovremmo invece cercare di continuare a proseguire nella tradizione italiana? Io credo che la nostra lingua uh, sia la lingua con cui noi molto spesso sogniamo, no, molto spesso, sempre sogniamo, ci emozioniamo, la parliamo tutti i giorni, quindi sia la lingua più fruibile con cui noi dobbiamo esprimerci. Um... Dico sempre questa cosa a chi vuole cantare in inglese, ma tu sogni in inglese? Perché nel sogno c'è il subconscio. Se tu nel tuo subconscio riesci a vivere delle emozioni nell'altra lingua, significa che quella lingua ha una tua padronanza nella tua vita reale. Quindi la puoi anche cantare, no? appartiene proprio a te stesso. Ma fin quando tu non riesci a sognare nell'altra lingua, tu farai sempre una traduzione di quello che vuoi cantare, di quello che vuoi dire, no? Perché la nostra prima lingua, una volta addirittura c'erano dei registi, degli insegnanti di recitazione, che ti facevano uh, imparare recitare la tua parte in dialetto, perché il dialetto è la nostra prima lingua, l'italiano già diventa la nostra prima traduzione, l'inglese diventerebbe la nostra seconda traduzione. Quindi se tu nel, nel linguaggio comune sogni in quella lingua, vuol dire che è la lingua in cui tu vivi le emozioni e puoi cantarla, puoi scriverla e puoi viverla. Tu Tutto so il resto tu sogni col tuo dialetto? No, <ride> sogno in Italia. Io it sogno in italiano, ormai sogno in italiano, magari quando ero piccolo forse sì, però la mia lingua abituale è ormai l'italiano, da quando mi sono, sono trasferita a Roma la mia lingua, italiana, la mia lingua naturale è l'italiano. Solo con la mia famiglia parlo il dialetto, anzi con mia mamma, nemmeno con tutte le mie sorelle. E di che dialetto parli? Calabrese. Calabrese, di dove? Sì, sì, il Cosentino. Vabbè, noi invece i miei sono pugliesi, quindi Brindisi e Taran, okay. sono a Milano, però le radici stanno in Puglia. Quindi, certo. intanto ti ringrazio tantissimo perché hai fatto una bellissima panoramica. Intanto è diventato buio a Roma, <ride> ho visto. Eh sì, sì guarda, attenti, se vuoi, ti faccio vedere anche un po' di più. Eh, è Quindi diventato sa... buio. Sì, e, sì, e, sì, sì. e L'ultima cosa che ti volevo chiedere è, è quella proprio rispetto invece alle sale di registrazione, no? Sono cambiate mm. logicamente nel tempo, no? i mixer o comunque anche, anche i tecnici, perché ormai i tecnici di una volta non ci sono più. E, ma ci sono dei buoni tecnici ancora in Italia che possono dare l'espressione della voce vera, non appunto quella sofisticata con troppi mixaggi. Guarda, io ne ho uno proprio nella mia sala che in questo momento sta, sta lavorando, che si chiama Emanuele Donnini. Eh, è, un, è un signore di 60 anni che ha fatto oltre 200 dischi e che è il direttore eh, insomma, tecnico del Sanremo che fanno anche in Albania, un signore musicista insomma, che ha lavorato con i più grandi. Credo che ci siano dei grandi tecnici. I suoi registrazioni sicuramente sono cambiati. Io ah, in, in, diciamo in, in, ah, al contrario di tutti quanti gli altri, oggi invece ho deciso proprio di investire nello studio di registrazione che se tu vuoi io adesso prendo il telefono e te lo faccio anche vedere perché Ma è un guarda, fiore nell'occhiello perfetto. Molto piacere. Ti porto, molto pi in, pi ti porto con me in studio. Allora. Lì, <ride> guarda ci siamo fare... proprio con questa panoramica bellissima del tuo studio. Perfetto. Beh, vabbè sì, ti, ti porto in studio. dove? Studi Questo la, questo è il mio ufficio, la, 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 diciamo l'ufficio presidenziale. Quindi sì. poi appresso c'è l'ufficio di Vittoria, la mia assistente, che è qui dietro. Eh, Saluto, dopodiché, anche se no, non c'è Vittoria, in questo momento è andata via. Qua ci sono tutti i corridoi perché a destra e a sinistra ci sono le varie sale, eh, la, lo studio B, eh, lo studio C, lo studio D che magari dopo ti porta a vedere tutto. La nostra sì. sala, la sala la riunioni. Che bello, che tutto, grazie, grazie. Quindi questo è il borso dove si canta. Dove si mettono le voci. Wow. Ti porto adesso nella, nella sala regia, questo è il nostro, nostro ingresso. Mette sempre emozione vedere uno studio oh, oh, oh. di passione, eh? cioè A me piace tantissimo. Sì, sì, abbiamo anche il giardino fuori perché in centro città. A San Pietro, io ho pensato di avere anche il giardino dove poter sostare, magari per, per, per fumare una sigaretta, per, per mangiare qualcosa, quindi abbiamo anche un meraviglioso terrazzo. I, le, i, le piante, ovviamente, le coltivo io direttamente, le curo io <ride> sì, perché mi piace da pollice morire. verde sì, sì. Ho il pollice non proprio verde, diciamo verde Verdino. un po'. Sabbia. Adesso ti presento anche il nostro ingegnere del suono di cui ti parlavo prima, Emanuele Tonnini. Piacere, ciao. Stiamo lavorando un messaggio. È scusate. al telefono in questo momento. E questa è la sala regia <ride> per l'appunto di Joseba. Scusami, pure... Scusami sì. sono entrato mentre sta facendo anche altre cose. <ride> Ti faccio vedere anche le altre sale. Cioè, devo capire se sono aperte. E eh. Insomma, è bellissima la è parte qua. del giro, è fantastico. Sì. Siamo proprio entrati... Sei di... una delle poche che entra con le telecamere nella, nello studio. Eh, insomma, eh, Questo è lo studio B. Assolutamente... Questo molto... è lo studio B, invece, che abbiamo finito proprio qualche giorno fa. Beh, guarda, poi con queste luci, eh, cioè, veramente... È... È un abbiamo il fiore degli strumenti, quindi c'è basso, chitarra, eh, chitarra acustica, eccetera. Questo, questo è l'altro studio. Questi studi sono tutti cablati con la regia, quindi in questo momento posso fa eschi dal vivo, cioè significa mettere la ritmica in questo studio il cantante di là e l'orchestra sinfonica nella sala grande che ti farò vedere adesso. Bellissimo, questa è la tecnologia. Quella... Questa è la tecnologia buona, messa a disposizione, buona bravissima, perché sono riuscito con le telecamere a cablare a cablare tutto, no? In effetti guarda, questa è la tecnologia proprio buona, adesso stai passando in un altro ambiente quindi è Eccoti qua. Guardiamo anche questa parte ok? Camerino. Poi c'è questo è un altro studio, in camerino, questo è lo studio B, facciamo le preproduzioni. Eccoci. Bello. Un altro studio. Grazie. Molto soft. E adesso ti farò vedere Sì. Ti farò vedere la sala la sala delle orchestre, quindi la sala che è anche la sala dell'Academy, poi fondamentalmente. Ok. Beh, quindi insomma i cantanti Sono entrati nella sala, un più grande. ambiente, un ambiente no? molto rilassante, sereno e veramente di grande. Sono in tanti ambienti, assolutamente sì. Questo è un ambiente di grande relax, è un ambiente di, di, di grande. Ehm... Ci si ritrova con se stessi, si può scrivere, si può arrangiare, si può stare. Ci sono tutti gli strumenti acustici ed elettronici per fare qualsiasi tipo di, di intervento. Poi c'è anche il palcoscenico per fare uh, degli allestimenti spettacoli, per fare le presentazioni dei propri dischi, uh, per fare una serie di altre attività. Quindi l'acustica di questa sala, tra l'altro, è tutta variabile. Quindi questi pannelli che vedi sopra di me, possono spostarsi, orientarsi e in base all'orientamento che io gli do posso registrare strumenti a fiato, strumenti a corda, eccetera eccetera, perché un... risuonano in modo diverso. Ma adesso ho fatto anche vedere... l'ambientazione assolutamente la magia di Giuseppe Studio. Guarda, hai fatto E poi c'è un'altra parte, parte che va... Assolutamente, le luci le posso cambiare in qualsiasi colore, qualsiasi tonalità voglio in base anche al lavoro che dovrò fare o alle esigenze dell'artista. Dell Certo, ma quindi adesso siete già in ballo per Sanremo, perché insomma siamo a settembre. Assolutamente, assolutamente sì, stiamo parlando con tutti i giovani, ma anche con i big, perché tra poco usciranno, secondo me, non più tardi del 17, usciranno i nomi anche dei big, già Amadeus so, e Carlo ha scelto. Vabbè ah certo, poi sa sapremo anche dire i nomi di quelli che... Che, insomma che voi potrete curare intanto io ti ringrazio veramente perché questo passaggio, questa panoramica è stata veramente molto <ride> molto bella, ti ringrazio per questo passaggio all'interno del tuo studio e, insomma speriamo di, di trovare diciamo così un po' la quadra rispetto a quello che è portare avanti le tradizioni, ma anche utilizzando logicamente l'innovazione e la tecnologia, perché siamo nel 2024, quindi ci sta, però devo dire che tutto questo porta anche molta condivisione, specialmente fra le generazioni, no? Quindi generazioni. Sì. Eh, quelle ma quelle di... l'importante è contaminare. Non so se non, non c'è fatto caso, ma la, la strumentazione che io ho sul banco è una strumentazione parzialmente elettronica e parzialmente analogica. Quindi è il mix di queste due cose che rende i prodotti attuali, ma nel frattempo caldi, come serve ho un microfono a valvolare ancora io lì dentro, devi accendere la valvola e riscaldarla, ho i pre della NIVE eccetera eccetera, con Tut tutta roba analogica che poi viene filtrata comunque dalla parte digitale che riesce a, a dare il suono che serve adesso, magari dei grandi sub, eccetera eccetera. Quindi la contaminazione è fondamentale, non l'esclusione di quello che è vero per l'inclusione totale di quello che è finto. Diciamo che siamo un po' contro l'intelligenza artificiale, specialmente nella musica e nell'arte. Eh? se si deve sostituire, sì. Esatto. Ma intanto guarda Gianni, veramente grazie, buon lavoro ai tuoi artisti a te. e poi sicuramente insomma ci vediamo a Salerno. A presto. Grazie, una buona serata. Grazie a te, grazie. Io sono pazzesco, pazzesco. Io sono pazzesco. come te, loro con quelli come voi, e il, mondo e il mondo non cambia mai, 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 facciamo così. Facciamo così, toccami il cuore prima di dormire e restami accanto fino alla fine. Dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Rimani addosso prima che sia tardi.